Ciao! Allora, oggi video dei flop del mese di febbraio 2017 e sì, ebbene sì, sono cattiva e ci sono dei flop. Parto con questo prodotto della John Frieda Collection, prodotto per capelli, Fritz Ease, anticrespo, modellatore, crema rilassante. Dice che rilassa i riccioli per capelli morbidi e lucenti, effetto temporaneo. È un 100 ml, è fatto così, e l'avevo trovato in offerta a 2 euro. E mi è sembrato strano perché normalmente la John Frieda ha dei prodotti belli costosi. Ho capito il motivo. Allora, intanto io cercavo un prodotto che si potesse usare, questo l'ho cercato quest'estate a dire il vero, che mi modellasse un attimo i capelli quando li lasciavo asciugare all'aria, quindi senza spazzola e phon, per non trovarli a palloncino. Quindi mi bastava un leggero effetto modellante. E in pratica questo prodotto, anche se utilizzato pochissimo, è una colla. Quindi lo applichi poco poco sui capelli umidi, li unisce tutti, li rende stopposi. Ah, quando li asciughi restano proprio i pezzi attaccati e li sporca molto velocemente e lascia i residui sulla spazzola. Ho fatto una fatica tremenda a finirlo perché lo volevo finire, ma più come gel effettivamente per tenere un attimo in posa questi ciuffi piuttosto che come crema lisciante. Quindi davvero lasciamo perdere. Altri prodotti di questo marchio sono davvero validi. Questo capisco perché era così tanto in offerta, si vede che non lo vendevano proprio e capiamo il motivo. Quindi super, super bocciato. Il secondo flop di questo mese è incredibile, ma è questa crema mani della Essence. Allora, io non le trovo mai in negozio. Miracolosamente l'ho trovata una volta e ovviamente la boccio. Allora, 25 ml di prodotto per 1,25 euro. Questa è la crema mani concentrata, super ricca, super soft, idratazione concentrata ed lasciamo perdere assolutamente. Allora, il profumo è molto buono. Sì, l'ho proprio finita, vedete? L'ho proprio finita, come vedete. Il profumo è davvero buono e devo dire che si assorbe davvero molto velocemente. Ma i pregi finiscono qui. Perché assolutamente, la metti a fuoco, assolutamente non idrata, anche se applico tanto, ma davvero tanto prodotto, infatti l'ho finita in un paio di una settimana, applico tanto prodotto, assorbe velocemente, ma non idrata per niente. Infatti dopo 10 minuti che l'ho applicata sento già il bisogno di mettere una crema per le mani, quindi no. E oltretutto dice di essere un super concentrato, quindi lasciamo perdere. E niente, era 1,25 euro, quindi non è che sia proprio una tragedia, però l'Essence fa dei fantastici prodotti make-up, ma con i prodotti per la cura delle mani lasciamo perdere, soprattutto per questa crema mani. Il prezzo ve l'ho detto e oltretutto pensavo di essere fortunata perché l'avevo trovata e invece super flop. L'ultimo flop di questo mese è questo latte detergente idratante della Nivea. Allora, qualcuno mi deve spiegare perché dice di essere il latte più scelto dalle donne, perché io lo trovo pessimo. Allora, sono riuscita a finirlo nonostante sia un 200 ml, ma devo dire che come latte detergente per rimuovere il trucco assolutamente non va bene. Usato sia con il cotone sia con la salvietta struccante, porta in giro il trucco viso, quindi fondotinta, correttore, li porta in giro e non li rimuove assolutamente. Quindi se dopo applico un cotonino pulito resta tutto sporco. Potrebbe andare bene proprio proprio per chi non si trucca e quindi solo la sera per rimuovere un attimo le impurità. Ma a questo punto ci sono detergenti per il viso. Più o meno allo stesso prezzo, ma dalle qualità molto migliori, quindi lasciate perdere. Dice di essere oltretutto lascia la pelle morbida e fresca. Quello che vi dico io è che lascia la pelle super appiccicosa,
E dopo devo andarla a sciacquarla non solo con l'acqua, ma anche con un gel detergente per il viso in modo che rimuova tutto questo prodotto. Quindi io assolutamente questo lo boccio, non mi è piaciuto assolutamente e fatemi sapere se è solo una mia opinione personale, perché a me proprio non piace, ma magari a voi può piacere. E niente, questo super bocciato. Allora, questi erano tutti i flop del mese di febbraio. Come sempre, fatemi sapere se li avete provati e come vi siete trovate. Soprattutto per i flop è un'opinione molto personale, quindi se invece a voi un prodotto è piaciuto molto, fatemelo sapere, che magari gli do una seconda possibilità, ma non credo. E come sempre, se ti è piaciuto il video, mettimi un like e iscriviti al canale, così non perdere le prossime recensioni di beauty. E alla prossima! Ciao!